Allora, abbiamo qui, siccome non siamo in un paese islamico, caro David, continuiamo il nostro grande racconto. Ci mancherebbe altro. Di OnlyFans. Ci mancherebbe e parliamo altro. Di proletariato ancora di OnlyFans, cioè di un OnlyFans che non dà grande reddito, diciamo, un reddito pazzesco, ma che permette a una persona di sopravvivere come se fosse uno stipendio, diciamo, come se fosse uno stipendio. Ilaria Ranica, buonasera. Lei ha 31 anni, giusto? Sì. E Ranica si considera curvi. Curvi, si può dire che lei è curvi. Sì, sono curvi. Curda? Grassa. Lei, sì, se si uno può dice dire grassa, perché è il contrario di magra. Quindi. Sì, certo, assolutamente, infatti, non c'è nessun curvi. Tipo di body shaming. Anche curvi, però lei sì, è sono grassa. Anche grassa. Lei, sì. Anche, lei pesa? Io 85. Non è altissima, dunque, diciamo che è una. Prima pesava ancora di più, o sbaglio? Io ho perso cioè prima pesavo di più, poi sì. Ho perso tanto peso, poi ne ho ripresi 10. Va bene, ma se lei sta bene, tira questa cosa, che lei stia bene. Tira su OnlyFans questa cosa, sì, un po' sì. Lei ha fatto, diciamo, problemi. Del suo peso, sia delle tette che sono quelle che sono, sia del suo culo che è abbastanza larghetto, e anche, diciamo, pure piuttosto sì. pienotto, sì, diciamo, sì, sì, sì. Ha fatto un suo punto di forza. Cioè, lei vende il suo asset, o sbaglio? Sì, io vendo quello che c'ho da vendere. Esatto. Cioè, il mio corpo è il mio. Sì, ed è un mio prodotto. Esatto, ed è un modo suo, cioè se lei avesse avuto, se lei fosse stata piatta e col culo diciamo anche a mandolino così, non credo che sarebbe andata su OnlyFans, diciamoci la verità. Ma non lo so, dipende. No, adesso ci non lo sono sappiamo, persone che hanno un fisico più asciutto e che vanno su OnlyFans. Sì, però il suo punto di forza è questo. Sì, diciamo. Il mio è questo, per altre è altro, dipende anche da cosa piace. Io ho un pubblico a cui piace il mio fisico e poi ci sono ragazze che hanno un pubblico a cui piace il loro fisico. Ma c'è gente pure che ti dice poi esplicitamente io sono qui perché tu sei grassa, sì, cioè io sono qui perché mi piace quanto sei grassa. No, gli piacciono le mie forme, gli piace il fatto che ho il seno grosso, il sedere prosperoso. Vabbè, ma questo appartiene alla sua vita privata, perché no, che è privata, pubblica praticamente, sostanzialmente pubblica, perché su OnlyFans. Ma a me dispiace tantissimo. Ma perché mi dispiace? Perché ti dispiace? Mi dispiace tanto. Ma perché faceva la commessa? Che facevi prima? La cameriera? Io ho fatto la cameriera, la commessa, la babysitter, la cassiera, di tutto. Non ti sono mai piaciuti questi lavori? Perché devi ridurre così la sua vita? Secondo me avere un lavoro che ti limita come quelli lì e poi vieni pure sottopagata non è soddisfacente. Io facendo OnlyFans posso fare quello che voglio, posso lavorare dove voglio, posso prendere, avere gli orari che voglio, svegliarmi quando voglio. Io ci sono dei giorni in cui fino a notte fonda non fai nulla. Sto a lavorare fino a notte fonda, però poi il mattino dopo magari mi sveglio alle 2, alle 3. È una cosa che se fai un lavoro che hai degli orari fissi non puoi fare. Se io voglio prendere, dico domani parto, vado a Ibiza, prendo e parto. Sì, cioè, puoi anche lavorare col computer da lì. Sì, esatto, posso lavorare ovunque. Cioè, ti senti più libera. Sì, sono libera e soprattutto non ho dei vincoli di e non vengo sottopagata. Io, per esempio, caro Parenzo, ho un fottuto. Io e te abbiamo degli orari che sembriamo dei militari. Cioè, tu hai una vita militarizzata. Una vita militarizzata. Alle 11 devi stare in televisione, fino alle 13:30. Ma no, che alle 11, io alle 8:30 sono negli studi della 7, fratello caro. Vabbè, alle 11 devi stare in diretta, costi quel che costi. Alle 18:30 devi stare in diretta, costi quel che costi. La stessa cosa io, più o meno. Per cui noi siamo molto più vincolati e molto più libera la signora Ilaria. Però, ti chiedo scusa, non mi verrebbe mai in mente di cambiare questo lavoro con metterti nudo. No, esatto. Dico, se dovesse accadere, voglio dirlo pubblicamente, se dovesse accadere che un domani dovessi aprire un profilo OnlyFans David Tigre 1, ad esempio, Tigre 1 su OnlyFans. Devo fare una foto per un mio amico, il signor brasiliano, mi chiede una sua foto, il signor brasiliano. Vi prego di abbattermi. Signor brasiliano mi scrive, mannami la foto di questa e te la mando adesso, calma. Vabbè, ma comunque non è una cosa per tutti, è come se io dicessi da domani prendo e faccio tal lavoro, non ho le qualifiche. Comunque stia tranquilla, farlo, signorina, il brasiliano è totalmente innocuo, lo chiamano mollusco a causa di alcune. Mo' domani te lo scateno. È assolutamente innocuo, lo chiamano il mollusco per alcune caratteristiche fisiche sulle quali non voglio entrare, sulle quali non voglio soffermarmi. Non vuoi gigioneggiare sai che dice Giorgia, però è detta Giorgia, il generale Vannacci, detto il generale Massimiliano Minocci, detto il Brasile, altrimenti detto il mollusco. Spiegheremo nelle prossime puntate perché viene chiamato il mollusco. Lo sappiamo già. Il mollusco. Comunque lei parla quattro lingue, in fin dei conti. Sì.
Avete pagato la lingua, lei è italiano, inglese, spagnolo, francese, da autodidatta giapponese, eppure se scopre le tette su OnlyFans. E quindi, sì, credi, questa roba qua è pazzesca se uno ci pensa. Lei potrebbe fare qualsiasi lavoro, diciamoci la verità. Con quattro lingue potrebbe trovare lavoro da 2000. Quanto guadagna, sì, comunque, le OnlyFans? Cioè, io non ho, ho lasciato l'università, quindi comunque non ho qualcosa, sì, in mano per fare un lavoro che dici, cioè sinceramente preferisco fare questo, non avere, sì, vincoli, anche fare un altro lavoro con quattro lingue che so parlare mi porterebbe ad avere comunque dei vincoli, cioè tipo io a fare un lavoro d'ufficio non mi ci troverei. Ma uscire, le sono tante altre uscire possibilità, le tette, scoprirsi che... totalmente, perché lei si denuda completamente, sì, fa anche atti sessuali immagino dentro, sì, o no, da sola, sì, o sì, con, sì, altre persone, entrambi eccetera, non è una cosa che, bello, le provoca disagio, che magari dice, nel futuro un domani quelle cose resteranno come un marchio su di me, non gliene frega niente di questo, non mi interessa, non cioè io sono dell'idea che se io voglio fare qualcosa la faccio, punto, se poi gli altri hanno da dire su di me non me ne frega un cazzo. Molto. Cioè, che ti devo dire? Di fronte a questo uno che cosa deve dire? Cioè, che Davide, tanto che cosa... la gente avrà sempre da dire, quindi perché io devo stare a pormi un problema che me le sono posti tutta la vita da adolescente? Beh, tutta la vita, mi sono 31 anni, non è che vabbè, ma quando ero adolescente io mi facevo i problemi a essere in un determinato modo, quando ero più giovane, più piccola, mi facevo i problemi a essere in un determinato modo, perché se no non va bene per la società. A una certa età ho, sì, detto, ma a me che cazzo me ne frega, ma la vita è una, ma fammi fare quello che voglio, fammela godere, non voglio arrivare a 70 anni. Questo era Benson che diceva, sì, sei cambiato, sì, non sei più Rocco, non sei voglio più arrivare a 70 anni che magari ho smesso di lavorare e poi dopo non posso più, non ho più le forze per fare nulla. No, ma è un discorso che ci sta tutto, per carità, io mi inchino. Ma lei sa che questo lavoro sarà a tempo, perché voglio dire, quanto potrebbe durare? Ho altri programmi nella mia vita, cioè. Scusi, lei sa che è il Presidente della Repubblica? Lei sa che è il Presidente della Repubblica o no? Allora, Presidente della Repubblica. La Repubblica. Ero rimasta Sergio. A chi era rimasta? A Mattarella. Era rimasta, è ancora. No. Non mi ricordo. Il Presidente del Consiglio? Quanto dura la Presidente della Repubblica in carica? Quanto dura il Presidente della Repubblica? Si chiama quanto dura? Quanti anni dura il Presidente della Repubblica? Non mi ricordo. 7 anni, vabbè, ma comunque non è importante. Sono robe che ho fatto che ho studiato in diritto. Ma dove vive il Presidente della Repubblica? Dov'è il palazzo in cui vive? Il palazzo questo è facile. Palazzo dove vive? No, quello è Quirinale. No, Quirinale. Porca puttana. Ma non mi ricordo, cioè io non seguo. Ma ha ragione lei, alla fine, in fin dei conti, per quello che lei deve fare, che cazzo gliene frega a lei? Vabbè, ma io non mi interesso di decidere. C'è una richiesta particolare che le viene? Che cos'è, scusi, il CSM? Ma non lo può sapere il CSM, non lo sa nessuno. 99% delle cose delle persone non lo sanno. Scusi, la richiesta più particolare che le viene in queste... una delle richieste particolari che le viene, una volta le hanno chiesto di sputarsi sull'ombelico, sì, anche di sputarsi sulle tette, sì. Lei lo fa, sputarsi sulle tette, si sputa ogni tanto, sì, sull'ombelico no. E che male c'è a sputarsi? Che mi fa schifo che differenza l'ombelico? C'è, scusi, che differenza? Mi fa impressione c'è l'ombelico. La differenza tra toccare l'ombelico e la cosa pazzesca. Italiani, grazie italiani.